Giornata da circoletto rosso, quella di domani in Serie D. Due i derby in programma, con punti pesanti in chiave playoff. Al Gran Sasso d'Italia Italo a Concia si rinnova la sfida tra L'Aquila e Avezzano. Gara che arriva in un momento molto particolare, soprattutto per la compagine rossoblù. Ieri pomeriggio si è finalmente tenuta la tanto attesa assemblea dei soci, che ha approvato un bilancio in perdita. Ma soprattutto l'attuale proprietà ha manifestato chiaramente l'intenzione di non portare più avanti l'attività calcistica. I debiti pregressi con dipendenti, erario e fornitori saranno onorati, ma o si faranno avanti nuovi imprenditori che rileveranno la società e pianificheranno la prossima stagione, altrimenti gli attuali soci metteranno in liquidazione l'Aquila Calcio, che così chiuderà i battenti. Insomma, ci sono due, massimo tre mesi di tempo per trovare uno o più nuovi imprenditori che portino avanti l'attività. Nel frattempo la squadra onorerà gli impegni anche nel difficile e sentito appuntamento di domani, nel quale ci sarà anche l'asso Boldrini, cui la Corte Sportiva d'Appello ha revocato la giornata di squalifica. In casa Avezzano è tornato a disposizione Deramo, reduce dal torneo di Viareggio con la rappresentativa LND. Non ci sarà Sbardella, al suo posto Tariuk, ballottaggio Lombardo Scutti a sinistra. Ma penso che sia la partita più bella del campionato che andremo ad affrontare domenica con l'Aquila. Noi ci andremo con l'entusiasmo alle stelle, ci andremo con la consapevolezza di essere una squadra compatta. Sappiamo benissimo che l'Aquila è una squadra forte, sarà una partita bella da giocare, aperta a qualsiasi risultato. L'altro derby è quello del Valle Anzuca tra Francavilla e Pineto, una partita nella quale il pareggio non serve a nessuno in chiave playoff. Le sconfitte di entrambe nell'ultima domenica hanno complicato i piani in chiave quinto posto. Per raggiungerlo non è possibile perdere ulteriore terreno. Il Pineto deve smaltire la mazzata dell'inopinato rovescio coi nerostellati. Amaulo ritrova Della Quercia e Pomante in difesa e riporta in avanti Pezzotti. Tomassini guiderà l'attacco. Sul fronte Francavilla torna Romeo, fuori Amenta, Di Pietrantonio e Zerbo, ultimo turno di squalifica per Fofanà. Siamo sulla buona strada, ho la convinzione che domani faremo una gran partita, perché la convinzione me lo dà il campo, l'allenamento. Ho chiesto ai miei ragazzi di giocare con entusiasmo, con voglia, di andarci a cercare assolutamente questa vittoria, andarci a cercare la fortuna, perché la fortuna va cercata, e quindi sicuramente domani lo faremo. Abbiamo il rispetto massimo come tutte le altre squadre, a maggior ragione del Pineto, che è una grande società, un organico importante, che sicuramente erano partiti con altri pronostici, ma stanno avendo qualche difficoltà, ma sicuramente il rispetto sarà massimo. Punti pesanti per playoff e salvezza sono in palio alle Civitelle di Agnone tra Olimpia e Vastese. I molisani dell'ex Pino Di Meo vengono da due successi consecutivi e sono in buone condizioni. Nella Vastese mancherà lo squalificato Amelio, con Iarocci al centro della difesa agirà uno tra Maronilli e De Feo. In questo secondo caso Di Pietro agirà in mediana. Alle 15.30 al Castrum di Giulianova, scontro diretto per la salvezza tra San Nicolò e Recanatese. La squadra di Montegna avrà bisogno di una prestazione monstro per battere e agganciare i leopardiani, che sono una macchina da gol. Lottano per la salvezza ma hanno da tre mesi un organico da primi posti. San Nicolò al completo, coi rientri in difesa di Bagaglini e Mozzoni. Al Pallozzi di Sulmona infine andrà in scena una sfida che fino a due domeniche fa avremmo definito senza storie tra Nerostellati e Vispesaro. Le due vittorie esterne dei pratolani dicono invece che la squadra di Ricorcia è viva e non regalerà nulla neanche ai marchigiani, che dopo le ultime battute di arresto cercheranno di rimontare i quattro punti di svantaggio dal Materica con una nuova guida tecnica, quella dell'allenatore della Juniores Gianni D'Amore, promosso in prima squadra al posto dell'esonerato Giancarlo Riolfo.